Ciao ragazze, bentornate nel mio canale. Oggi parleremo di una splendida tecnica, quella dell'acrilico ad immersione. E lo faremo attraverso i prodotti di questa azienda che è Nara Nail, che si occupa appunto della vendita di questi favolosi prodotti per effettuare questa tecnica dell'acrilico ad immersione. Nara Nail, appunto, su Nara Nail potrete trovare decine di colori di polveri acriliche e naturalmente tutto ciò che vi occorre per poter realizzare questa favolosa tecnica. Allora ragazze, per chi non lo sapesse, la tecnica dell'acrilico ad immersione, per effettuarla, naturalmente occorrono dei prodotti particolari. Quindi ci servirà la base, ci servirà l'attivatore e per finire il finish, che sarebbe il top. E naturalmente come colore useremo delle polveri acriliche. E queste polveri acriliche, scusate, le potrete trovare di qualsiasi colore. Qua appunto ne abbiamo 4. Questi sono i prodotti che l'azienda Nara Nail mi ha omaggiata. Io conosco questa tecnica dell'acrilico di immersione e l'ho potuta provare grazie appunto a Nara Nail. Abbiamo qua 4 polveri acriliche e abbiamo questa blu. Abbiamo questa che è una sorta di color cipolla, poi abbiamo questo nude che vedrete nel video ho usato sulla mia cliente e questo rosa corallo che è veramente bellissimo. Oltre a questi ragazzi troverete una vasta scelta di colori, potrete anche trovare quelle polveri acriliche glitter. Vi spiego un momentino come funziona e dopodiché vi lascio il video. Allora, per chi non lo sapesse, questa tecnica bisogna appunto utilizzare questa base. Come vedete, Nara Nail ci segna anche in che ordine dovranno essere usati. Quindi qui abbiamo l'1. Vi ricordo che i prodotti Nara Nail sono made in USA. E poi abbiamo il numero 2, anzi scusate, dopo aver applicato la base, dovremo scegliere il colore che andremo ad utilizzare, in questo caso la polvere acrilica. Quindi dopo aver applicato la base, introdurre il dito, della cliente nella polverina, in questo caso io ho utilizzato, come vi dicevo, il nude. E se vogliamo ripetere di nuovo l'operazione lo possiamo fare, come facciamo di solito con i classici colori semipermanenti. Una passata ci sembra magari troppo chiaro, quindi andiamo a fare la seconda per ravvivare il colore. La stessa cosa è qui, dopo aver steso la base, quindi andremo a introdurre il dito della cliente nella polvere colorata di quale vogliamo fare il colore. Aspettiamo che asciughi un momento perché asciuga all'aria. Questa tecnica, ragazze, va eseguita senza utilizzare la lampada UV. Quindi, dopo aver fatto la prima passata, se volete, possiamo fare la seconda passata. Quindi, ripasseremo di nuovo la base, di nuovo la polvere acrilica e successivamente applicheremo l'attivatore, che sarà il prodotto che appunto andrà a fungere, diciamo, da lampada, perché appunto chiuderà il processo e quindi polimerizzerà il nostro lavoro. E dopo aver applicato l'attivatore, che l'azienda Nara Nail ha sottolineato, ha indicato con il numero 2, andremo a completare il tutto con il numero 3, ovvero con il finish gel. Quindi ragazze, non mi resta che lasciarvi al video in modo che comunque possiate rendervi conto di quanto sia semplice questa tecnica e oltretutto vi farà risparmiare moltissimo tempo, lo vedrete anche nel video e se ancora non l'avete
provata, vi consiglio di farlo. Mi raccomando, utilizzate i prodotti Naranelli perché veramente non avevo mai provato questa tecnica. Ringrazio ancora Naranella per avermi fatto scoprire questi fantastici prodotti e vi consiglio di provarli, ragazzi, perché è una tecnica molto facile e molto pratica. E inoltre vi invito a iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Mi raccomando, seguite il video e vi aspetto al prossimo tutorial. Un bacio, ciao!